Ciao a tutti, bentornati sul canale. Oggi nuovo video è un video diverso dagli altri, un video in cui voglio parlarvi di un'azienda che mi ha contattato gentilmente. Io sono davvero rimasta strafelice e mi ha fatto un sacco piacere ricevere la loro mail e ricevere chiaramente i loro prodotti. Vi dico già che io i prodotti non li ho ancora provati perché mi è arrivato ieri il pacco, quindi ho deciso appunto di mostrarvi almeno quello che mi hanno inviato e chiaramente, anzi senza dubbio, vi parlerò in seguito dei prodotti, di come mi sono trovata, di quello che penso, se vi consiglio o meno. L'azienda di cui sto parlando è Yase Cosmetics, appunto questa qui. Io non l'avevo, ripeto, mai vista, mai sentita. Mi hanno inviato il pacco nel giro di 2 settimane, imballatissima molto molto bene con la loro, col loro cartone, la loro scatola, bustina con appunto le bolle, tra l'altro figa perché è anche argentata, molto molto bella, non la voglio neanche gettare. E all'interno del pacco c'era appunto questo pacchettino. Tra l'altro curatissimo nei dettagli, molto rigido, molto fatto molto 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 bene. E all'interno mi è caduto anche il Debian, scusate. All'interno c'era della scatola, c'era appunto i loro due prodotti con il Debian, dove vengono appunto illustrati i prodotti dell'azienda. Non hanno tantissimi prodotti, nel senso che in realtà sono prodotti, ci sono la categoria uomo, la categoria donna. Per quanto riguarda la categoria donna, ci sono 3 prodotti: una crema viso no, giorno, una crema viso notte e un siero. Per quanto riguarda l'uomo, dovrebbe esserci una crema notte e un'altra crema. Anzi, no, un siero e un balm dovrebbe essere crema sempre. Non vorrei dire cavolate. Comunque, questa azienda, vi dico appunto la politica di questa azienda e qui vi faccio vedere i prodotti che mi hanno inviato. La politica di questa azienda è tutto ciò che loro producono è completamente naturale. Sono prodotti altamente di altissima qualità. Completamente naturali. All'interno dei loro prodotti non c'è nulla che non sia naturale, è proprio una politica loro, tanto che i prodotti che loro appunto vendono sono prodotti da tenere preferibilmente in frigo. Allora, i prodotti che loro mi hanno inviato, loro in realtà mi hanno dato un budget di 120 euro, costicchiano un po' questi prodotti, devo dire la verità. Di 120 euro e ho scelto appunto, in realtà sì, erano i prodotti che loro comunque mi hanno indirizzato a provare e sono una crema giorno e un siero. I prodotti costano 59 euro sia la crema che il siero, quindi costicchiano un po', però appunto all'interno sono truly natural, quindi completamente naturali. Vi parlo o vi dico anche, descrivo anche i prodotti perché mi sono anche segnata l'inci, appunto la descrizione dei prodotti perché appunto volevo fare una presentazione completa. Per quanto riguarda la crema giorno, che ripeto costa 59 euro, è consigliabile da tenere in frigo, la scadenza dovrebbe essere di 3 mesi circa e infatti la tengo in frigo, almeno ieri appena mi è arrivata l'ho messa appunto in frigo. Mi dice che, vi leggo la descrizione del prodotto: la crema leggera con estratto attivo di ematite contiene un set attentamente selezionato di ingredienti naturali di origine vegetale e minerale, fondamentali per la cura quotidiana, il nutrimento, l'idratazione e la protezione della cute. L'alta efficacia di trattamento viene garantita dalla presenza di cristalli liquidi, grazie a cui tutti gli ingredienti della crema penetrano velocemente ed efficacemente anche negli strati più profondi della cute. Inoltre, gli oli contenuti nella crema la arricchiscono grazie a una ricca dose di vitamina A, E, F, B5, H, K, PP. L'umettante naturale è stabile, combatte la perdita transepidermica di acqua, migliora fortemente l'idratazione, ammorbidisce la pelle e le restituisce elasticità. La crema crea una barriera invisibile di protezione dalle contaminazioni, contiene inoltre un filtro naturale solare, quindi protegge la pelle dalle radiazioni nocive, quindi UVA e UVB. La crema, quindi, che ripeto, questa qui, io ho provato a vedere un po' il prodotto, la consistenza. Ha un odore, in realtà è inodore secondo me, ed è bianca. Ha un odore strano, nel senso che sa di ingredienti naturali. Sì, sa di ingredienti naturali ed è molto molto cremosa.
come vedete, cremosissima e la trovo anche molto, è leggermente oleosa, almeno da quello che appare, però si asciuga immediatamente e si stende molto molto bene, molto molto setosa. Insomma, vedremo anche come si comporta sulla pelle. Per quanto riguarda invece il siero, che appunto è questo qui, anch'esso costa 59 euro. Vi leggo appunto la descrizione del prodotto. Il siero con estratto attivo di rodocrosite è costituito da un preparato altamente concentrato, naturale, di origine vegetale e minerale, dall'effetto immediato. La dose di sostanza già relativamente non elevata provoca un forte effetto rinfrescante, rivitalizzante, di rapida rigenerazione. L'estratto stimola la sintesi di collagene e possiede proprietà rilassanti. Mediante la stimolazione della microcircolazione contribuisce alla rigenerazione dei tessuti di sostegno della pelle. Grazie a tale azione, la struttura della pelle migliora a vista d'occhio, diventando maggiormente rigida e levigata. Il siero contiene un sistema complesso di antiossidanti che previene la formazione di rughe e la presenza di minerali, in particolare del rame. Ha un effetto disintossicante sulla pelle, mantiene tra gli altri l'equilibrio dei lipidi e una flessibilità adeguata della cute. Quindi nulla, appunto, questa qui è la descrizione, quindi dovrebbe avere un effetto levigante, quasi immediato, e il prodotto invece, a differenza della crema che è appunto bianca, questa qui è molto, appunto, come un siero, molto più gelatinosa, trasparente. Qui invece l'odore ha una profumazione molto molto fresca, che sa un po' di dentifricio, di mentolo, e sì, appunto, è molto, anche questa qui si stende molto molto bene, molto setosa, però. Anche questa qui avrà degli oli all'interno perché si sentono, però la crema si è già assorbita, non la sento più, e il siero anch'esso si assorbe molto 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 facilmente, devo dire. Lo sento già quasi completamente assorbito sulla pelle. Ripeto, sono da tenere all'interno del frigorifero perché evidentemente avendo dei prodotti completamente naturali, nessun tipo di conservante, richiede appunto di essere conservato in frigo. Io chiaramente vi farò sapere come mi ci trovo con i prodotti. Ringrazio chiaramente Yasei Cosmetics per avermi contattato, per avermi considerato e per avermi inviato questi prodotti, tra l'altro molto costosi. E nulla, vi farò sapere sicuramente presto come mi trovo. Io vi mando un bacio grande e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazze!